The King of Games, il re dei giochi. È iniziata la partita, quanto dura questa sfida, fa attenzione. Ciao a tutti ragazzi, nuovo episodio di The King of Games. Oggi con questo bellissimo tappetino di sfondo del launch event del mazzo vi presentiamo lo Structure Deck ondata di luce. Un bellissimo deck incentrato tutto sulle fate e sulle controtrappole. Andiamo subito a scoprirlo, anche perché questo è uno Structure Deck revamp, ovvero uno Structure Deck già uscito in precedenza, solo con nuove carte e con una strategia più forte e attuale che vi permetterà di giocare meglio i duelli. Ecco qui il deck. Dentro ogni mazzo troviamo la guida introduttiva che vi insegnerà a giocare velocemente, quindi questo essendo un mazzo strutturato sarete già molto forti nei duelli, e il bellissimo tappetino e con chiaramente i consigli scritti sul retro. Eccolo qui, praticamente la copia della versione in gomma. E questo, mi direte, dove lo posso vincere Luca? Questo tappetino potete vincerlo agli eventi di lancio che organizzano i negozi, quindi solitamente quando esce uno Structure Deck viene organizzato questo tipo di eventi in cui vi mette in palio gratuitamente, grazie a Konami, questo fantastico tappetino o il tappetino del deck per cui giocate. Quindi mi raccomando, andate su Duelist e andate sempre a controllare il negozio più vicino che organizzerà questi tornei davvero carini. Detto ciò, andiamo a vedere questo mazzo. Partiamo subito con una carta molto particolare che si chiama Eva, un po' strana, ultra rara. Funziona con i mostri piccoli, come si può capire, perché questo è un mostro piccolino. Se questa carta viene mandata al cimitero, puoi bandire fino a due altri mostri luce fatta dal tuo terreno e o cimitero. Aggiungi lo stesso numero di mostri fatta luce di livello 2 inferiore con nomi diversi dal tuo deck alla tua mano, eccetto Eva. Puoi utilizzare questo effetto di Eva una sola volta per turno. Molto carina, perché poi andremo a vedere il perché c'è questa carta all'interno del mazzo. La seconda ultra rara, e qui troviamo due ultra rare perché la prima era Eva, non poteva mancare il Parshat, Arcicavaliere Volante Sacro. Questo è un mostro davvero forte, perché è un 9 stelline luce fatta 2008-2003. Se attivi una carta contro trappola oppure se annulli l'attivazione di una carta magia, trappola o l'effetto di un mostro, eccetto durante il Damage Step, puoi bandire due altri mostri fatta dalla tua mano, terreno e o cimitero. Evoca specialmente questa carta dal cimitero, se era lì quando è attivato o annullato. O mano, anche se non era lì. Se questa carta attacca un mostro in posizione di difesa, infliggi danno da combattimento perforante al tuo avversario. E quando infligge danno, andremo ad aggiungere una carta Parshat o una controtrappola dal deck alla mano. Quindi questa carta è una bomba e quando è in campo bisogna davvero preoccuparsi. Poi abbiamo anche tre simpatiche super rare. La prima ve la dico, è davvero forte. Se annulli l'attivazione di una carta magia trappola o l'effetto di un mostro, aggiungi un mostro luce fatta dal tuo deck alla tua mano. Puoi utilizzare questo effetto di Valchiria Angelo potenziato una sola volta per turno. Quindi un 1008 che quando in campo andrà a rafforzare i nostri mostri luce andando ad aggiungerne altri. Qui abbiamo Sacrario di Parshat che servirà a potenziare la presenza in campo del Santuario nel Cielo. Il nome di questa carta diventa Santuario nel Cielo, mentre sul terreno nel cimitero. I mostri fatta sul terreno guadagnano 300 attacco e difesa. Le magie trappole posizionate non possono essere scelte come bersaglio o distrutte dagli effetti delle carte. Un motivo in più per averla in campo, dato che le controtrappole soffrono moltissimo dei turbini gemelli o delle carte che distruggono le magie trappole come il tifone spaziale mistico o il tornado di polvere. Una volta per turno puoi scegliere come bersaglio un totale di 3 mostri fata e o controtrappole con nomi diversi nel tuo cimitero. Mettili in cima al tuo deck in qualsiasi ordine. Quindi andremo anche a modificare
la probabilità di riuscita di pescata di una carta buona che ci serve. Rinascita di Parshat, e non poteva esserci una controtrappola super rara, poteva mancare. Quando viene attivata una carta magia trappola o l'effetto di un mostro, rivela una controtrappola nella tua mano, poi scarta una carta e paga 1000 life points. Annulla l'attivazione, se lo fai mischia quella carta nel deck, poi puoi evocare specialmente un mostro Parshat dal tuo deck o extra deck. Signori, questa carta esiste ed è vera. È una bomba. Questo mazzo è davvero carino. Andiamo a vedere anche i mostri comuni e le altre carte di supporto che non sono male. Minerva, studiosa del cielo, anche questa è una carta inedita. E questa diventa molto forte una volta che è in campo. Una volta che viene attivata una carta contro trappola, immediatamente dopo che si è risolta, questa carta guadagna 500 attacco. Se lo fa, se il santuario è nel cielo sul terreno, aggiungi una contro trappola con un nome diverso dal tuo cimitero alla tua mano. E qui potrebbe essere insidiosa. Poi abbiamo il Neoparshat, il paladino del cielo, presente nel vecchio Structure Deck, e ovviamente l'immancabile Parshat Cavaliere Volante, che i più veterani si ricorderanno tantissimo perché era una carta fortissima, soprattutto contro il capro espiatorio, poiché ci permetteva di fare 1900 danni puliti e pescare una carta, poiché i capri hanno 0 di difesa. Melty, il saggio nel cielo. Angelo Mietitore della saggezza, queste provengono tutte dallo Structure Deck base dei mostri fata e delle controtrappole. Artemis il magnanimo, anche questa carina. Ogni volta che viene attivata una controtrappola, immediatamente dopo che si è risolta, pesca una carta. L'abbiamo vista anche Ultimate nelle buste da torneo numero 1. Layard il liberatore. Ariadne la guida, una delle più recenti, Pendulum, è molto molto forte in questa strategia. Arci Signore Cristia, signori, ebbene, questa carta è stata introvabile per molto tempo e poi è stata ristampata e adesso la troviamo anche qui nel mazzo. Venere Splendida, che questa è la rara segreta d'espansione. Atena, Tethys, Dea della Luce, insieme con Ecatrice, non può mancare. E anche queste sono carte molto carine e soprattutto anche difficili da trovare. Gelenduo, una sorta di spirito mietitore per i mostri fata. Evocatore Nova, il nostro evocatore dei mostri fata di basso livello, oppure di Parshat se c'è santuario nel cielo in campo. L'onesto, e qui non dico niente, e qui ci riallacciamo alla prima carta che abbiamo visto con i tre araldi e anche, perché no, Luce Guida, Spiritello DD e anche Anneuata. Tutte queste carte sono cercabili dalla prima carta che avete visto nel mazzo, quindi una grande scelta, perché gli araldi, oltre che questo essere tuner, gli altri purtroppo no perché sono precedenti all'uscita di questo, annullano un tipo di effetto, in questo caso mostro, magia e trappola, scartando un altro mostro fatta dalla mano al cimitero. Quindi sono delle end trap, come può essere il Maxi, il dissimulatore di effetto, le varie fantasmi, ghostogre, eccetera eccetera. Poi abbiamo Luce Guida, che dice: quando viene evocata normalmente, puoi scegliere come bersaglio il mostro luce di livello 1 al cimitero, evoca specialmente quel bersaglio. E Spiritello DD, prima ristampa da Vittoria Estrema, questa carta super rara, non è mai stata ristampata. Anewata, che ultimamente si era visto nelle side dei mazzi competitivi. Il santuario nel cielo, immancabile, carte dal cielo, il peschino dei mostri fata, anche questo molto difficile da trovare. Trasformazione celestiale, che ci permette di evocare specialmente un mostro fata dalla mano, però il suo attacco viene dimezzato, viene distrutto durante end phase. Valhalla, la sala dei caduti, una magia potentissima che ci permette, una volta per turno, se abbiamo il campo pulito, ovvero senza mostri, possiamo evocare specialmente un mostro fatto dalla mano, senza evocando anche quelli più grandi, quindi insomma gratis. Legame dei compagni, anche questa è uscita nei deck leggendari di Yugi 2,
adesso finalmente la ritroviamo qui comune, quindi alla portata di tutti, perché i deck leggendari sono esauriti. E questa è carina perché ci permette di sciamare tantissimo coi mostri livello 4 inferiore a costo di pagare 2000 life points naturalmente. Poi abbiamo Luce del Giudizio, Discesa Miracolosa, Seraphim Sintetico e una serie di offensive contro trappole, le carte più forti del gioco che non possono essere seguite se non da altre contro trappole. Punizione Divina, Corruzione Oscura, Avvertimento Solenne, questa è una signora carta, limitata a 1 ricordo, Provvidenza Finale, anche questa difficile da trovare, rara segreta da Tin e da Bosch, Distruttori dell'Ombra, Caduta Fatale, che riprende la vecchia caduta, e richiamo una carta da non sottovalutare, uscita in codice del duellante, però davvero molto forte, una valida alternativa al colpo solenne. E per finire un segna Seraphim Sintetico, il segna mostro, che c'è utilissimo per segnare per l'appunto i mostri che vengono evocati con l'ausilio di segnalini. E qui poi abbiamo una guida di due links per come scaricarlo. Ecco, se volete inquadrare il QR code col telefono, potete subito scaricarlo. Un bellissimo gioco e riprende tutto quello che era Yugi una volta. E quindi stanno percorrendo dall'inizio la storia di Yugi praticamente. Ma tornando al mazzo, questo è il structure deck di Yugi Ondata di Luce. Molto carino, possiamo farci tante combo sopra e dei mazzi davvero fastidiosi, perché le controtrappole sono davvero insidiose. Questo è tutto, vi invito a continuare a seguirci su Duelist e su Yu-Gi-Oh! TCG Italia. Mi raccomando, lasciate un bel like e condividete il video per far sapere agli amici che è uscito questo fantastico deck. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima! Se il video ti è piaciuto e vuoi diventare un bravo duellante, dacci un like, condividi e iscriviti al canale. Siamo anche su Facebook, The King of Games, il re dei giochi.